Noi, io come allenatore, ma noi come squadra dovremmo essere bravi a tirare fuori il meglio che abbiamo con i giocatori che abbiamo a disposizione. È quella la nostra sfida più grande per domani, ma poi per quello che succederà nel futuro. Sì, cerco delle soluzioni, cercherò di cambiare l'assenza di Lasic. Ho provato in settimana Costa Ferrera da terzino destro e devo dire che ho avuto ottimi risultati. Per il resto abbiamo delle assenze importanti e queste assenze nell'ultimo periodo hanno un po' pesato nei risultati. Tu lo conosci bene, il tecnico che domani pomeriggio ti siederà a fianco e penso che immaginerai che sarà una partita complicata, così come Braglia spesso le rende complicate le partite. In questo senso ti chiedo che tipo di partita ti aspetti e se in una valutazione invece più dettagliata peseranno più le assenze del Teramo dietro o quella di Maniero per loro davanti. Se il Teramo gioca da Teramo, potremmo ovviare benissimo alle nostre assenze e potremmo dar sfastidio all'Avellino. Riproporre quel tipo di mentalità e di aggressività ci ha portato a una buona posizione in classifica, a valorizzare tutti i giocatori che abbiamo, a valorizzare la squadra e quindi a prescindere dall'Avellino, che è una squadra forte. Penso che la chiave sia in noi stessi, sia nell'essere squadra, nell'essere quello che noi vogliamo essere, ricercare i nostri punti di forza, che da lì poi parte un po' tutto il resto. Che 2021 a questo punto ti aspetti, almeno nella prima parte fino a giugno, che cosa vuoi vedere uguale al 2020 e che cosa non vuoi vedere del 2020? Per quanto riguarda la squadra, vorrei rivedere la squadra di inizio campionato, quella squadra forte, che aveva un'identità ben precisa, ma ci stiamo lavorando. Non vorrei rivedere, anzi, vorrei rivedere il pubblico allo stadio. Non vorrei, vorrei che il virus finisse e che tutto tornasse alla normalità.